Europa. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Con noi Cristiana Ciacci, ben trovata, grazie di essere qui. Grazie. Dicevo, sei figlia d'arte, ma sei anche tu una grande artista che porta avanti le orme del suo papà. Porto avanti la sua eredità musicale insieme ad Angelo Petruccetti con la Little Tony Family. È stata una delle sue ultime volontà, ha chiesto a noi appunto di portare avanti le sue canzoni, tutta la sua enorme eredità musicale in mezzo ancora alle persone che a 10 anni dalla scomparsa ancora tanto lo amano. Vai. Io le vorrei fare anche gli auguri, Carolina, se io anche, infatti. E queste cose di solito ti fanno commuovere. Infatti ero già con la lacrimuccia, perché abbiamo visto da poco le immagini del tuo matrimonio. Lo scorso 11 giugno ti sei sposata con il tuo compagno. Esatto, 2 settimane fa abbiamo coronato il nostro sogno dopo 13 anni e quindi siamo molto felici. Senti, com'è stata? Te l'ha fatta la proposta? No. Perché io ci tengo molto a queste cose. No. Lo sapevo che adesso entravi così, guarda. Mi ha fatto la proposta come si deve, con questo solitario. Me l'ha dato l'anno scorso, per il nostro anniversario, diciamo, di fidanzamento. Il giorno del nostro anniversario mi ha portato a cena e quando è stato il momento di scambiarci i pensierini, lui prima ha aperto il mio e poi mi ha dato questo, ma me l'ha un po' incartato in maniera particolare, non sembrava un anello, anche il cofanetto. Ti ha depistato un po', eh? Questa cosa non mi piace tanto, chissà che cosa sarà, invece... Pensavo fosse un braccialetto perché era una scatola un po' grande e quando l'ho aperto sono rimasta a bocca aperta, già per l'anello, perché insomma erano anni che... Ma il solitario, perché per la nascita della prima figlia... con lui, che sarebbe la mia quarta, ma aveva fatto il trilogy. E dico, invece per il quinto non mi aveva fatto niente. Certo, dici, ma non so mai. C'è una cosa che mi ha colpito molto durante il matrimonio, che è stata una cerimonia molto commovente, perché tu hai deciso di lasciare 2 sedie vuote. Che significato avevano? È stato un pensiero del parroco. Perché proprio durante l'omelia ha detto, siccome i genitori dello sposo sono presenti, i tuoi in qualche modo, abbiamo messo queste 2 poltrone vuote con una candela vicino, cioè, i tuoi in qualche modo sono presenti anche loro, insomma la destra dell'altare l'aveva messa. È stato un momento molto emozionante. Sì. A proposito dei tuoi genitori, l'ho detto prima presentandoti, venendoti incontro, tuo papà, un artista straordinario, Little Tony, che fa parte un po' della vita anche di tutti noi, perché lo abbiamo ascoltato, lo abbiamo ballato, fa parte della nostra cultura, della nostra storia musicale. Tu com'è stato avere un papà che fosse un artista anche così importante? Che rapporto avevate? Allora, avere un papà artista così tanto amato dal pubblico è stata un'esperienza bellissima, perché è stata fonte per me di grande ammirazione da subito, perché vedere appunto in ogni momento, in ogni situazione, vederlo abbracciato veramente dal suo pubblico, dalle persone che tanto lo amavano, che lo fermavano sempre, gli chiedevano gli autografi, le fotografie, sempre, e lui sempre si concedeva, quindi per me è stata veramente una fonte di ammirazione da subito, e mi sono stata parte poi, anche se di riflesso, di quell'amore che si è riversato anche su di me, ed è stato bellissimo. Devo raccontarti una cosa che riguarda la mia mamma, però te la chiedo tra un minuto. Ok. Eccoci tornati, io sono curiosa. Adesso l'ho lasciato tutti così. No, mia madre mi racconta ancora oggi che una volta, incontrando tuo papà, le è corsa incontro abbracciandolo e non è riuscita a parlare perché non ci credeva, e lui è stato veramente magnifico, delizioso, lo ricorda ancora veramente con grande affetto. Senti, tu porti avanti il suo patrimonio artistico anche con la Little Tony Family. L'abbiamo nominato, adesso ci guardiamo insieme un filmato e lo ricordiamo anche noi così. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità.
insieme a me. Bada bambina, bada bambina, che signorina sei. Per ogni donna ci vuole l'uomo accanto. Era uno sguardo d'amore, la spada è nel cuore, mi sento morire, morire per te. Avrei visto queste immagini migliaia di volte, però noto nel tuo sguardo una grande emozione. Che effetto ti fa ogni volta rivedere la grandezza di tuo papà? Allora, guarda, i filmati, sì, poi alla fine ce ne sono 100, ma sono sempre gli stessi, no? Però quando li guardo, non guardo il filmato, l'esibizione, o mi ricordo lui, cioè lo guardo proprio in viso, il suo modo di sorridere, i suoi occhi, quindi è un rivedere lui. E ogni volta è diverso, anche se il filmato poi è sempre lo stesso, le canzoni le stesse, però è un ritrovarlo, è una cosa strana, però... Allora, ti regalo un altro momento, Cristiana, in cui tu e tuo padre raccontavate l'amore che vi legava in musica. Okay. Guarda. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night so blue. And then I go and spot it all, but say something stupid like I love you, I love you, I love you. Che meraviglia il fatto che abbiate condiviso anche la musica, che era un aspetto che vi legava, e adesso ci regalerai una sorpresa, esatto, perché c'è un momento musicale, tu hai deciso proprio di fare una dedica a tuo papà e quindi di prendere un brano. Beh, nel 10° anniversario della sua scomparsa abbiamo questo progetto voluto fortemente da Cuba, e con Lucky, che viene direttamente da Cuba, la sua canzone più famosa, Cuore Matto, Corazon Loco. E allora noi ti lasciamo. Puoi raggiungere il centro studio, Cristiana, e restiamo, siamo qui ad ascoltarti. Orecchie. Mi corazon loco che aún te sigue. Y día y noche solo pienso en ti. No puedo hacerle entender que amas a alguien más sino a mí. El corazón loco, loco de azar, que se cree que pensas en mí. No esté convencido de que te fuiste, que me dejaste. Me caliente.